quando erano tenute bene erano carine, però vedi qualcuno è abitata, guarda, stanno le canoe. Gallinazzo Gamboa, oggi ha piovuto, quindi c'è un'aria fresca che è una bellezza. Gamboa, come si chiama questo? Gamboa? Rainforest, Gamboa, Gamboa Rainforest Resort. No, è carino però, a mezz'ora da... a mezz'ora dalla città, se uno vuole andare un po' nella natura, guarda che carino che è. Ecco, è riuscita a aprire anche la moto, il bauletto, incredibile. Andiamo a vedere qua. Qui fanno i tour, guarda, ci sono i mezzi leopardati per i turisti. Ah, è il simbolo loro di Berna, perché Berna è gestito dagli svizzeri. Ah, Berna è una costruttora. Ah, Berna è una costruttora. Un'impresa qui. C'è un bar con bei dolci. E qua c'è il resort con la piscinona. Oggi piove quindi non c'è nessuno, però come si chiama il lago questo? Non è il Gatun? No, questo non è il lago, è il Chagre. È il Chagre. È il rio Chagra. Chagra. Nella tufea. Ah, guarda. Sopa del dia, io oggi mi faccio una sopa del dia. È il Gatun, il lago, un rio. Questo è un lago artificiale. Ah, un lago artificiale. Para quando si secca il rio acá, e vaya sumitando il rio acá. Ultimamente ha bajado bastante, pero este lago artificial se hizo para quando si secca il rio, así se baja un poco, esto lo usan para llenar el río. ¿Ma el río de la esclusa o cuál? Río, no. Sí, el río Chagre es ese que está allá. Que para, sí. Para ir a al canal de Panamá. Sí, exacto. Ah, okay. Quindi c'è una diga che qui chiamano Retén, e quando c'è troppo poca acqua nel fiume della, come si chiama? Della capivara? No, del canale di Panama. Loro aprono la diga per riempire. È pieno di turiste americane, si vede.